Bentornati, continuiamo a parlare di selezioni e vediamo questa volta come creare una selezione all'interno di una foto per modificare o sostituire parte di un'immagine, come ad esempio in questa qui, vedete, dove vogliamo sostituire questo cielo grigio con questo nel livello sottostante più azzurro. E per selezionare questa parte del cielo, questa volta andiamo a vedere qui tra i nostri strumenti di selezione rapida, che comprendono appunto lo strumento selezione rapida e strumento bacchetta magica che possiamo attivare col tasto della W. E cominciamo con la bacchetta magica. La bacchetta magica è lo strumento antico di Photoshop utilizzato sia già dalla prima versione, e adesso vediamo come funziona. Una volta attivato il nostro strumento di bacchetta magica, come vedete il mouse indica proprio una bacchetta magica. Noi ci possiamo posizionare in un punto dell'immagine che vogliamo selezionare e cliccando, guardate, clicco ad esempio qua, vengono selezionati i pixel in base alla tolleranza che va da 0 a 255 e corrisponde alla quantità di luminosità. Vedete che abbiamo la tolleranza 0, selezioniamo un pixel, o in questo caso pochi pixel, attorno ai quali abbiamo questa tolleranza di luminosità. Se aumentiamo questa tolleranza, la mettiamo ad esempio a 10, riclicco in un punto qualsiasi, vedete l'area selezionata diventa più estesa in quanto tutti i pixel nel range di tolleranza 10 vicini vengono selezionati. La tolleranza dipende anche dal campione. Qui vedete abbiamo campione, punto campione, e un punto campione vuol dire che selezioniamo un punto oppure inseriamo una media più alta. Più l'immagine è grande e la zona simile diciamo così, più estesa, inseriamo una media alta. Se mettiamo in questa immagine, ad esempio, 51x51, proviamo a vedere un po', la mettiamo anche alta, vedete? Clicco, ecco che la zona selezionata questa volta è molto più estesa. E abbiamo selezionato gran parte del nostro cielo. Adesso deseleziono Ctrl D e facciamo una prova con una tolleranza, facciamo di 3x3. E la tolleranza, scusate, vuol dire campione 3x3, una media di 3x3, una tolleranza lasciamo di 10 e poi guardate, dobbiamo selezionare contigui. Che cosa vuol dire contigui? Che vengono selezionati i pixel con la tolleranza che abbiamo scelto prima 10, fino a quando non incontrano un ostacolo con i bordi, in questo caso sono le montagne e il mare. Se i pixel che noi selezioniamo qui nel cielo dovessero essere presenti anche qui nella roccia oppure qui nella sabbia o nel mare, senza contigui verrebbero selezionati anche loro, viceversa non vengono selezionati. Adesso clicchiamo e vedete qui ho selezionato una parte del cielo. Se premiamo il tasto maiuscolo, vedete il mio mouse diventa un più, quindi seleziono anche questa parte di qua e anche qua. In quanto abbiamo visto che premendo il tasto maiuscolo noi aggiungiamo la selezione, invece col tasto Alt vedete diventa un meno, quindi togliamo alla selezione. Qui abbiamo un'altra parte, vedete? Premo sempre il tasto maiuscolo e aggiungo questa parte qui. Poi mi avvicino, manca anche qui e quindi vedete aggiungo anche questa. Qua invece qui sotto, anzi mi avvicino ancora, ha selezionato anche parte del mare, premo il tasto Alt, clicco ed ecco che tolgo via la selezione qui del mare. Qui invece bisogna aggiungere, vediamo un po', ecco qua. E avete visto che con pochi clic abbiamo selezionato tutta la nostra parte del cielo. Ora andiamo a vedere l'altro strumento che non è bacchetta magica, ma è strumento di selezione rapida. Ctrl D, deseleziono. E con questo strumento non abbiamo più qui su in alto la tolleranza, vedete, ma abbiamo le dimensioni di un vero e proprio pennello, cioè noi possiamo ingrandire il nostro pennello a seconda dell'area, eccolo qua, che noi vogliamo selezionare. E qui diventa più facile selezionare, perché guardate, mi posiziono qui, clicco il tasto sinistro del mouse, trascino il mio mouse e guardate il lavoro fantastico che fa Photoshop con questo strumento. Praticamente ha selezionato tutta la parte di cielo solo trascinando il mio tasto sinistro del mouse. Poi naturalmente mi posiziono qua dentro, però rimpicciolisco il pennello, clicco, vedete, seleziono anche questa parte qui. Anche qui, sempre con i tasti maiuscolo o Alt, vedete qui Alt perché tolgo dalla selezione e anche qui tolgo questa parte qui e con maiuscolo aggiungiamo. Qui su in alto tra le opzioni abbiamo campione a tutti i livelli, questo lo selezioniamo se vogliamo selezionare anche su più livelli sottostanti, questo poi lo vediamo poi in un secondo momento. Miglioramento automatico lasciatelo così.
e quindi lasciatelo attivo, mentre per gli altri ne parleremo in un nuovo tutorial, sia selezione oggetto e selezione maschera. Adesso siamo pronti per sostituire qui la parte del cielo. Normalmente bisogna aggiungere la maschera, ma questo lo vediamo nel prossimo tutorial. Questa volta ci limitiamo solamente con la parte selezionata sulla nostra immagine a premere backspace o delete e vedete cancelliamo la parte, CTRL D, deselezioniamo. Quello che ho eseguito in questo tutorial è solo un primo accenno di come si sostituiscono i cieli e come si creano le selezioni. Esistono poi vari metodi di miglioramento differenti per eseguire un lavoro pulito e perfetto, ma una cosa per volta. Se volete andare a vedere il tutorial completo di come sostituisce un cielo, andate a vedere il tutorial numero 175 del corso avanzato. Nel prossimo tutorial invece vedremo come creare le maschere. Arrivederci.